Allora, buongiorno a tutti, non so se si sente. Sì. Allora, qua. Tanto poi mi metto a gridare, giusto per la dissolvenza in aumento. Allora, trasparenza e tutela della privacy. È come dire il bianco e il nero, essere o non essere, proprio l'estremità delle questioni. Partendo da un concetto già di carattere normativo, banale, è come se ci fosse un po' in questa storia l'avvio di un percorso dove trasparenza e anticorruzione partono dalla legge 241 del 90. Fanno un loro percorso fino ad arrivare al decreto legislativo 33/2013, ci sono continui cambiamenti di questo decreto, anche attualmente con la legge di stabilità ci sono alcune modifiche. Tutela della privacy fa un altro percorso, parte dal DPR 675/96 al decreto legislativo 196/2003, fa un lungo percorso anche questo, sembrano in prima battuta due parallele. Due rette parallele che viaggiano. E quindi arriviamo ad una convergenza, quindi il dubbio è proprio questo. E partiamo da questo dubbio. È un po' una situazione di questo genere, vale a dire uno rimane un attimo spiazzato da come possano ambedue poi in qualche maniera congiungersi in un qualcosa di specifico. Vabbè, come si vede il segnale stradale delle mie parti sostanzialmente, la Salerno, Reggio Calabria, non hanno le idee molto chiare. E quindi abbiamo dall'estrema apertura, ampio così, fino ad arrivare a delle condizioni intermedie, ed è questo l'obiettivo di arrivare, fino all'estrema chiusura, dove a un certo punto quando uno dice fatti i fatti tuoi, dall'altra parte uno dice i fatti tuoi sono pure i miei. Ed era il cartello finale, insomma. Questo dubbio su come vanno a coniugarsi questi due profili non è che una cosa anche dell'uomo comune, ma addirittura anche gli organi preposti, i diretti protagonisti, qualche dubbio ce l'hanno avuto. Non per niente, a un certo punto, è lo stesso garante della privacy. Con il ministro della PA Dalì hanno avuto un momento discrezio anche forte, ma che è venuto fuori dai giornali. L'ho portato l'articolo, così prima che mi denunciano poi lo faccio vedere che è vero, della stampa, dove si arrivava dal concetto di un'estrema chiusura ad un'estrema apertura. Nella fattispecie riguardava la possibilità che l'ex ministro della pubblica amministrazione Dalì riferiva che dovevano essere pubblicati i nomi dei sindacalisti che avevano dei distacchi sindacali, perché dice però sono a carico della pubblica amministrazione quei soldi, dice mica a carico dell'organizzazione. E dall'altra parte Soro dice no, e i sindacalisti non ci sono nella norma, quindi non si può fare. E allora c'è questo percorso di arrivare a un bilanciamento delle esigenze, dove osservando bene poi il giusto mix delle due funzioni, in effetti si arriva a quello che è effettivamente l'obiettivo finale. Quindi da una parte trasparenza, che dice, quindi questo era il primo simbolo dell'amministrazione trasparente, la casa di vetro, fino ad arrivare a tutela della privacy, che si tende al massimo a chiudere ogni aspetto. Tutela della privacy, intanto c'è, a prescindere norma o non norma, tra le due confliggenti o meno, c'è una norma nell'ambito del codice della privacy che è tranciante almeno su questi due punti. I dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute hanno comunque un divieto assoluto di diffusione. I dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale è altrettanto in questi termini. E c'è soltanto un caso di indispensabilità. In effetti ci sono dei limiti alla trasparenza già nella tutela della privacy, vale a dire, attenzione, soltanto nei casi dove espressamente sia previsto da norme di legge o da regolamenti o comunque fonti normative, le pubbliche amministrazioni possono provvedere a pubblicare questi dati rendendo comunque intellegibili alcuni dati personali non pertinenti eventualmente alla pubblicazione stessa. E allora
Allora, e vediamo che incominciamo ad avere un percorso di convergenza tra trasparenza e tutela della privacy, quindi in qualche maniera possono convivere se andiamo a verificare che poi sono tutte e due basati su principi di proporzionalità, finalità, necessità, non eccedenza e qualità dei dati. Intanto, volere o non volere, la funzione pubblica comunque ha messo già dei paletti, dice vabbè, tutti questi discorsi filosofici, fatevene una ragione, ma intanto se non fate queste cose, intanto io vi mazzolo. E dice, emettendo una circolare nel 2013, subito a ridosso del decreto legislativo, dice articolo 15, obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Dice attenzione, l'omessa pubblicazione dei dati relativi a estremi conferimenti incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla PA con indicazione ragione dell'incarico e ammontare erogato, nonché incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni della PA con indicazione ragione dell'incarico e ammontare erogato, determina una sanzione. Privacy o non privacy, intanto la sanzione te la faccio. Lo stesso discorso, l'articolo 22, dove dice agli enti pubblici vigilati: sì, ma io sto aspettando il contributo ordinario, non riesco ad andare avanti. Dice, non ti preoccupare. Anticipazione o non anticipazione di cassa, se tu non mi pubblichi sul sito, ragione sociale, se c'hai partecipazione in società, gli oneri di bilancio, il numero dei rappresentanti della PA, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente relativo al trattamento economico, non ti preoccupare. Il ministero di riferimento non ti erogherà nessun titolo, quindi neanche il contributo ordinario. Su questo devo dire che il ministero dell'ambiente ogni anno si ricorda, cioè diciamo che ha la memoria un po' corta, ma su questo ogni anno avete fatto obblighi della pubblicazione, vi ricordate? Ma è vero. Articolo 22 sempre segue, no, perché dice se no è troppo poco. E questa è la polemica sempre di ogni anno, io mo sto aspettando dicembre, perché c'è il 7.30 integrativo, l'unico, quello che ci sia, e vogliono avere i dati relativi a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico, nonché i soggetti titolari di incarico. Un'altra volta, ma c'è la privacy. L'ANAC si è praticamente dimenticato del percorso trasparenza, è molto attenta sull'anticorruzione, però in quella benedetta sezione trasparenza quello che è continuamente aggiornato è l'attenzione sugli organi politici. Gli organi politici ogni tanto, mi raccomando, dovete segnare così, e se non lo fate non c'è problema, non vi dovete scaldare, non vediamo il contributo ordinario, tanto ci avete i soldi per andare avanti, se no vedete. Violazione degli obblighi di trasparenza, l'incompleta pubblicazione sul sito dei dati previsti dalla normativa, un'altra volta, e qua viene la collega della valutazione che dopo dirà, no, qua devo segnalare che non l'avete raggiunto tutti questi obiettivi relativi alla visualizzazione di questi dati, e mi dispiace, no, ma io sono stato bravissimo, mi sono ammazzato, la retribuzione di risultato, qualche cosa forse dobbiamo andarla a rivedere. Mancata predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità, qua mi guardo allo specchio, eventualmente mi sanziono da solo. Articolo 47, sanzione per casi specifici per responsabilità, cari responsabilità della trasparenza, questo so sempre io, però dei dirigenti e dei funzionari, almeno sanzione pecuniaria, dice no, ma quanto, da 500 a 10.000 euro. E allora, su questi punti di vista, ed è una cosa che qui vedo il collega Castellucci, dove dopo con BibWeb inseriamo tutta una serie di cose sul sito, prossimamente nelle varie sezioni andremo a inserire tutte le norme per ciascuna videata a cui fanno riferimento, perché la domanda più o meno ricorrente è: mo dove sta scritto sta cosa che dovevi pubblicare? Ah, sei inventato tu, per cosa piame, sempre Pirrone, là... Che guaio che ci è successo proprio qua dove vi venì, vabbè. È un fatto vero, cioè, già mi dicono che sono quello dei TAS, non me possono vedere, no? Vabbè, sono convergenti tutte quante le funzioni.
E allora ci mettiamo sta cosa. In effetti, l'ANAC, sapendo, dice, c'è quel poveraccio che sta là sotto a via Brancati, diceva, hanno fatto un bel allegato 1. Delibera numero 50 del 2013, quando ancora era ex Civit, ha fatto tutto un bel quadro, ha detto come vuoi, PDF, Excel, tutti i formati, perché qualcuno dice no, non mi si apre, quindi non lo posso leggere, non ti preoccupate, fornisco subito, dimmi che formato vuoi e ti dirò chi sei subito. Ha fatto uno strumento in più, ha messo in piedi sempre, questa è la funzione pubblica. La funzione pubblica ha detto così, tu giusto per far vedere pure io ci sono, dice ogni tanto, a parte partecipare ai convegni, però faccio pure io qualche cosetta. Si inventa la bussola della trasparenza. Che cos'è poi la bussola della trasparenza? L'abbiamo inserita anche sul nostro sito, siamo primi, l'abbiamo la medaglietta d'oro. In effetti la bussola non fa altro che verificare se ci siano o non ci siano nella ramificazione sostanzialmente della struttura dell'amministrazione trasparente, se ci siano tutte le aree di riferimento, ma non il contenuto. Quindi magari uno è tutto quanto a posto, 100 su 100, ok, dopo vai a vedere, c'è scritto la mamma va al mercato, se compra i fagiolini, non c'entra niente, però c'è. E quindi c'è, però dice, hai messo tutte le sezioni, e sezioni c'è, no, perché i primi tempi noi tutti convinti, mi ricordo, no, perché dobbiamo fare seriamente, che dobbiamo mettere tutte le cose, se non deve apparire, e stavamo io e Castellucci, stavamo terzo, ultimi, quarto, ha detto qua dobbiamo arrivare almeno prima negli enti di ricerca. E come abbiamo fatto? Al contrario, abbiamo visto qual era la struttura informatica, ok, la funzione pubblica, dobbiamo ancora inserirla in corso di pubblicazione tutte le sezioni, però ok. Siamo primi ora? Siamo primi, chiaramente abbiamo tutte le medagliette come i generali russi, no? Giriamo con tutte le medagliette. E allora, sempre su questo percorso abbiamo detto di convergenza, trasparenza e tutela della privacy. A un certo punto il garante ha detto qua, invece di prendersi a capelli, tra l'altro il garante è imprecisa questa frase perché insomma Soro qualche problema c'ha, mettono su queste linee guida in materia di trattamento di dati personali. Queste linee guida di trattamento di dati, che è stato pubblicato poi a giugno 2014 nella Gazzetta Ufficiale, ma è di maggio sostanzialmente, dice senti, invece di prenderci a botte uno con l'altro, cerchiamo di fare un momento di, appunto, di convergenza sulla situazione. E allora cosa racchiude queste linee guida? Queste linee guida del garante sono sostanzialmente riferite a tre aspetti di dati: pubblicazione di dati e documenti per finalità di trasparenza. Dice queste ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo fare qualche cosa, questi sono la trasparenza. Obblighi di pubblicità ai fini amministrativi, ed era il famoso discorso che noi diciamo sempre che dobbiamo fare un domani, vale a dire l'albo online, che per ora c'è, però è come un pannello alle stazioni, sempre che gira sempre, ma ancora non appaiono, però ci sarà. E pubblicazioni facoltative, quelle che mettiamo in più, per esempio il dottor Lagomare prima riferiva di soldi pubblici. Noi addirittura già il sito di Siope, che quindi è diciamo il genitore, diciamo così, diretto di soldi pubblici, l'avevamo inserito nell'area appunto dell'area amministrativa del sito amministrazione trasparente, proprio per dare dimostrazione al fatto di poter acquisire ogni dato circa l'ente verso dove andava, quale orientamento aveva insieme al cosiddetto conto annuale, che è la parte del personale, perché altra domanda ricorrente dei colleghi, ogni tanto vengono da me al trattamento economico, ma ci sono i soldi per gli stipendi? Allora, c'è sempre sto dilemma. Allora, qual è la traiettoria dell'istituto? Ma in effetti andando a coniugare quei due documenti, vale a dire da una parte il conto annuale e tutti i documenti di programmazione, nonché, perché no, lì c'è i flussi di cassa che si vedono come vengono esplicitati nell'ambito di Siope o di soldi pubblici, permette di avere una visione di quale sia questo percorso. Percorso che abbiamo detto, sempre ritornando alla nostra privacy, ci sono dei dati che, come avevamo detto prima, qualora non esiste una norma di legge o di regolamento, il garante della privacy ha detto alto là, non la puoi pubblicizzare.
fermo che non metti eventualmente un percorso di anonimizzazione dei dati personali, anonimizzazione che tra l'altro avevamo visto col collega Castellucci qualche problema qualche volta c'era, perché con tutti insomma gli strumenti informatici del caso era la cosa più facile andare a cancellare il nominativo, fare il file immagine e pubblicarlo, perché era quello più sicuro, perché in qualche maniera si riusciva sempre in qualche modo a uscire fuori. Quindi l'esempio erano dei dati comuni, nome, cognome, sesso, codice fiscale, e quindi per quel principio di pertinenza e non eccedenza diceva attenzione quando inserite questi dati soltanto qualora siano necessitati. Quindi domanda che mi arriva immediatamente, ma la faccio da solo: ma scusa, ma abbiamo detto gli incarichi pubblici dei dirigenti e via dicendo, perché ci mettiamo tutte quelle cose? Perché c'è una norma di legge specifica che lo prevede, quindi ce ne dobbiamo fare una ragione. Esiste una norma, quindi regolamento, che ammette la pubblicazione, e allora ecco che addirittura i dati sensibili e giudiziari hanno questa situazione, vale a dire sì, se c'è una pubblicazione, se siano dati indispensabili e giudiziari, quindi in questo caso diventa addirittura forte l'azione della trasparenza a livello normativo, non la pubblicazione se vi sono dati idonei a rivelare lo stato di salute, sicuramente no per quanto riguarda rivelare la vita sessuale, abbiamo detto quelli là di carattere sanitario. Quindi per esempio un accenno velocemente, qualcuno diceva sui benefici, tanto per dare un caso pratico, sui benefici sociali, i dati che devono essere inseriti sono pubblicabili o meno? In questo, per esempio, c'è stata una posizione proprio da un approfondimento che era venuto su una richiesta proprio dell'ANAC in questi termini, e specificava quanto segue. Sostanzialmente diceva, innanzitutto devono essere importi superiori a 1000 euro, quelli sotto 1000 euro li devi inserire. Oppure soltanto il dato generale, vale a dire chi è, nome e cognome basta, ma senza a che cosa si riferiscono, cioè hanno partecipato a quel calderone ma senza altri dati. Quando invece trattasi di importi superiori complessivamente a 1000 euro, allora scatta di nuovo il nome e cognome ma senza indicizzazione, su questo c'è il problema poi che andremo a vedere dei motori di ricerca o quello che sia, perché non deve esserci altro dato, fermo restando che l'intestazione non deve riportare la specificità del beneficio. E su questo, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, è stato chiarito. Sì. Prego. Non dico, anche se poi l'OIV da quella perplessità è venuto fuori questo, cioè mettere un dato specifico, io ho un beneficio, ad esempio, i sussidi, già avevo visto che li avevano in qualche maniera rimossi, perché erano strettamente correlati a stati di salute o ad eventi forti relativi ai dipendenti, nonché se qualsiasi beneficio, qualora ci fosse un prestito strettamente correlato con la motivazione, ad esempio, intervento chirurgico urgente. Ecco, a questo punto scattava quel percorso lì. Se anonimizzati in questa maniera, c'è una recente sentenza, in questo caso è TAR Campania di quest'anno, di aprile, dove è venuto fuori proprio questa specificità che accompagna un po' un'indicazione che poi ha preso l'ANA. I dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili, quindi carissimo Attilio, ogni tanto noi ci stiamo ad ammazzare, dice open data, però fino a un certo punto, cioè il garante della privacy subito alto là, le PA dovranno inserire nel sito una sezione, un alert in base al quale il riutilizzo è consentito esclusivamente con scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla privacy. Quindi questo è chiaramente che potrebbe essere una banalità nel caso di contestazione giudiziaria, è il famoso discorso io te l'ho detto, ora ti mazzolo. I dati sensibili giudiziari non possono essere comunque riutilizzati qualunque sia il caso, anche di pubblicazione obbligatoria da parte appunto determinata dalla norma sulla trasparenza. Durata degli obblighi di pubblicazione in genere 5 anni, ma allorquando il periodo di tempo al quale si riferiscono determinati anni sia ormai inutile o comunque i dati raccolti non siano più utili a quello scopo, dice può essere anche inferiore a quegli anni, questo sta tutto in quelle linee guida del grande,
specifici obblighi di pubblicazione, sia al compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti, determinate da tutte le componenti, anche variabili di attribuzione, ma non delle dichiarazioni fiscali, ovvero dei cedolini. C'era stato un dubbio perché c'erano state alcune amministrazioni eccesso di trasparenza, ma a questo punto io devo pubblicare pure le dichiarazioni fiscali? No, in questo caso lo chiedono espressamente invece per gli organi politici, fermo restando l'anonimizzazione del codice fiscale o quello che sia, e quindi sì per gli organi politici, perché? Perché è espressamente previsto dalla norma. I motori di ricerca, obbligo di indicizzazione, motori di ricerca generalisti, diceva attenzione perché in qualche maniera bisogna fare in maniera da contrastare alcuni ambiti limitati ai dati individuati dalle norme sulla trasparenza, dice non sono tutti, esclusi i dati raccolti per altre finalità come quelli di pubblicità legale, graduatori dei concorsi e così via. Sono sempre esclusi i dati sensibili e giudiziari. Questo percorso ha una forma sostanzialmente di contrasto e di collisione per quanto riguarda poi le norme che riguardano open data o comunque la conoscibilità ampia del dato, ma dicono no, motore di ricerca non ne usi, se voglio sapere la graduatoria del concorso vado dentro il sito, apro tutto quanto, oppure ecco il sistema di ricerca interna al sito che dicevi appunto tu, va bene. Aggiornamento del sito ISPRA, e il sito ISPRA alla luce anche di tante cosette che siamo andati ad approfondire, diciamo, fa la sua revisione, come le macchine ci sono ogni tanto un periodo, noi nel corso dell'anno ne facciamo i tagliandi. Ora siamo nella situazione di tagliando e appunto avvertivo BibWeb che avremmo fatto una piccola azione in questi tempi. Ho finito e così lasciamo direttamente al prossimo.